Presidente Ferretti stamani ha detto, fino a qualche tempo fa lo chiamavo Francesco, ci davamo del tu, adesso devo chiamarlo l'assessore, a sottolineare insomma dei rapporti che si sono fatti più difficili. Che cosa è successo? Ma dal mio punto di vista nulla, credo che la campagna elettorale spinga gli interlocutori dell'amministrazione ad alzare i toni, ad alzare il tiro. Io mi sono sempre comportato con l'Arezzo, con la massima volontà di collaborazione e di risoluzione congiunta e condivisa dei problemi. Quello che è successo negli ultimi 2 mesi sinceramente non lo capisco, vedo la coincidenza con la campagna elettorale, ma io vado avanti per la mia strada indipendentemente dalle elezioni. Il pericolo di giocare le ultime 2 partite a porte chiuse allo stadio comunale per dei lavori da eseguire in fretta e furia è un pericolo reale? Assolutamente no. Noi stiamo facendo dei lavori che non si vedono perché sono lavori che ci richiede appunto, che ci richiedono i vigili del fuoco, la prefettura, utili alla certificazione antincendio, lavori che si stanno facendo. Noi abbiamo la possibilità di tenere aperto lo stadio fino al 7 giugno, prorogato fino a settembre, quindi non c'è alcun pericolo da questo punto di vista. Lo stadio è a norma, l'ho detto a inizio campionato, l'ho detto quando dovevamo fare pratica di ripescaggio. Vi ricordate che uno dei motivi per cui non si partecipò al ripescaggio era che lo stadio non era norma? Falsità, lo stadio è a norma. Dopodiché, che lo stadio abbia bisogno di interventi importanti è evidente, il comune investe l'investibile per tamponare la situazione, ma ho detto e ridico che lo stadio, che il comune non è in grado oggi a livello finanziario di ristrutturare lo stadio, lo deve fare un soggetto privato. Ferretti venne da me nel 2013 proponendomi un progetto, quel progetto nel mio cassetto, perché non viene ritirato fuori e non mette mano allo stadio comunale di Arezzo, come succede in tutte le città d'Italia? Non è più il comune ad investire sullo stadio, il pubblico, ma sono i soggetti privati. Il presidente Ferretti ha detto anche che la dottoressa Biagini dell'ufficio sport non è degna dell'incarico che ricopre, e ha aggiunto l'assessore mi ha detto di spendere gli stessi soldi che sto spendendo alla nave anche a Villa Severi, ma io i miei soldi li spendo dove mi pare. È una chiusura di rapporti, lei è disponibile a riallacciare comunque dei rapporti buoni con l'Arezzo? Io non sono in guerra con l'Arezzo, non lo sono mai stato e non lo sono nemmeno tuttora. La guerra me la fanno altri, ripeto, forse perché siamo in campagna elettorale. Io continuo a collaborare con l'Arezzo nell'ottica di risolvere i problemi, partendo da un principio: il comune di Arezzo è vicino alla società e allo stadio in maniera forse esagerata, forse anzi assolutamente superiore a qualunque altro comune toscano. Ho fatto vedere in conferenza stampa come si comporta Grosseto, Lucca, Pisa e come si comporta Arezzo. Quindi io da questo punto di vista sono sereno. I rapporti dal mio punto di vista possono e devono andare avanti. Domani mattina alle 8, se Ferretti mi vuole incontrare io sono qua, se vuole che vada allo stadio vada allo stadio, e quindi non c'è nessun problema. Rispetto al funzionario tirato in questione, mi credo assolutamente inelegante citare figure diverse dalla figura politica, cioè dal sottoscritto. Un'ultima cosa, c'è qualcosa che si può rimproverare all'amministrazione comunale di Arezzo per questa situazione che si è creata? Dunque, io sono assessore da 2 anni, quello che mi posso rimproverare, avendo tamponato il tamponabile, di non essere riuscito a chiudere con Ferretti o con altri imprenditori privati un reale progetto per ristrutturare complessivamente lo stadio. Ma questa cosa si fa in due, io ci ho messo tutto l'impegno possibile e immaginabile. Se Ferretti o altri imprenditori privati sono interessati a intervenire sulla struttura con un project financing, io sono disponibile ad attivare le procedure nel giro di poche ore, pochi giorni.